la scuola per me è un posto bellissimo, dove si possono imparare cose nuove, fare nuove esperienze, crescere, ma soprattutto socializzare con i compagni e con gli amici. Il nostro istituto ha accolto con molto piacere e entusiasmo il piano estate, perché ci ha permesso di avere le risorse necessarie per poter progettare e realizzare quelli che sono quei laboratori extracurricolari necessari per arricchire e variegare l'offerta formativa, soprattutto dopo un momento pandemico così importante. I ragazzi avevano bisogno, appunto, di rimettere le mani in pasta, nella creta. I ragazzi lavorano insieme, coprogettano, collaborano, co-realizzano e esprimono la loro creatività. Qui attraverso la creta si racconta il territorio, si racconta tutto ciò che la creta è stata per questo territorio. Mi piace per il fatto di modellare la creta e quindi di immaginare e creare. Io ho un'idea, la progetto, durante lo sviluppo dell'idea mi rendo conto che qualcosa non funziona, mi devo chiedere come risolvo il problema, e queste sono delle attività che lavorano sulle competenze di base, quindi noi aiutiamo i ragazzi ad acquisire un metodo. Io gioco spesso con i Lego e quindi, visto che si usano le mani, anche nel Lego si usano le mani, questo qua mi sembrava l'ideale. I ragazzi hanno reagito in maniera fantastica, neanche noi ce lo aspettavamo, sono entusiasti, quindi non vedono l'ora di socializzare, di collaborare, c'è inclusione. Ti posso conoscere anche nuovi bambini, a parte i miei soliti compagni di classe. Accogliamo adesso i ragazzi durante l'estate, li risvegliamo, gli diamo l'opportunità di collaborare, di giocare. Lo rifarei 100 miliardi di volte. Ciao!